Buongiorno. Siamo al Kasr al-Host. Kasr al-Ronnoran. Al-Host. Kasr al-Ronnoran. Quel palazzo lì è dove si è originata la città di Abu Dhabi, quindi è la prima forse costruzione che c'era, e poi intorno si sono sviluppate tutte le nuove case, appartamenti, eccetera eccetera. Quindi un po' il centro, come se fosse Piazza Duomo, non lo so, però non c'è un cazzo di nessuno. Questa piazza è costruita tipo deserto, fatta di questi colori sabbiosi con i localini lì, molto bello. E dopo andiamo al Louvre, che non è il Louvre di Parigi, ma è il Louvre di Abu Dhabi, copiato da Parigi, però costruito in modo particolare, molto carino. Jakarta, tra l'altro non sta bene il filtro di Abu Dhabi con le foto di Abu Dhabi. Siamo al Louvre di Abu Dhabi, che è tipo convenzionato con il Louvre di Parigi. Infatti ci sono alcune opere che Ale ha visto a Parigi, e abbiamo visto la mostra sull'impressionismo, quindi abbiamo visto Monet, Manet, Degas, Renoir, e hanno portato delle opere anche dal Museo d'Orsay. Abbiamo pagato 60 AED, 60 dirham per entrare, che sono circa 15 euro. Però il bello, cioè noi siamo venuti principalmente per questa struttura, tutta modernissima, queste luci che entrano dalle fessure, bellissimo. E poi, boh, è tutto molto arabo e figo. E questa qua è una zona dove ci si può rilassare. Museo del Louvre, approvato, consigliato. Che è la spiaggia vicino al Louvre. Siamo arrivati a piedi, ci abbiamo messo 10 minuti, un chilometro di distanza, e qua è molto bello perché abbiamo trovato un sacco di gente. Finalmente le persone escono e fanno cose durante la giornata. Ci sono i campi da beach, la spiaggia, là ci sono le docce. È super attrezzato questo posto. Vabbè, è arrivato il momento di tirare le somme di questa vacanza durata purtroppo solo 2 giorni, però devo dire che è anche bastata per vedere tutto quello che volevamo vedere. Forse un giorno in più ci sarebbe stato, come avevamo programmato all'inizio, però ci hanno cancellato il volo la Wizz Air, per andare a visitare il deserto, perché da qui partono i safari nel deserto con le jeep, come a Dubai. L'avevo già fatto a Dubai nel 2018, e quello merita davvero, perché ti fanno andare nei villaggi beduini, ti fanno assaggiare il loro cibo, i balletti classici, gita sul cammello, giro coi quad. Però per una persona che non è mai stata nel deserto è veramente un'esperienza molto figa da fare, quindi l'avremmo voluta fare volentieri, ma non l'abbiamo fatta. Però tutto sommato è stata una vacanza molto bella, siamo riusciti a fare tante cose. Lato positivo è che ad Abu Dhabi la maggior parte delle attrazioni turistiche sono gratis, sono gratuite, quindi la moschea era gratis, Heritage Village, Emirates Palace era gratis. Cercano di promuovere il turismo in questo modo, così i turisti vengono, pagano tanto di volo, però poi è tutto gratis. Noi però abbiamo pagato poco di volo, venendo con Wizz Air, pagando 35 euro di andata e 50 euro di ritorno, e quindi... Però alla fine abbiamo speso tanto, da cibo, spostamenti e tutto abbiamo speso tanto. Non tantissimo, però comunque più di quello che ci aspettavamo. La città è abbastanza vuota in realtà, non è che non trovi tante persone in giro, non trovi piazze piene di gente, luoghi come siamo abituati noi, cioè di trovare nelle nostre città europee o comunque non solo, cioè non ci sono vie con un sacco di gente la sera. Per la zona nostra, che era comunque downtown, quindi la zona della cornice, che è una delle zone più collegate a tutte, più centrale, non c'era molto, erano soltanto stradone, autostradone giganti in mezzo alla città, e quindi o stavi nel tuo hotel e andavi alla piscina del tuo hotel, al locale del tuo hotel, alla discoteca,
oppure non c'era granché da fare in giro, però tutto sommato la città ci sta, cioè mi è piaciuta molto, preferisco Dubai, quindi se dovessi scegliere tra le due città andrei a Dubai, però essendo a un'ora di distanza da Dubai si possono fare entrambe. Conclusione, per vivere negli Emirati Arabi bisogna essere ricchi, cioè se tu sei ricco in questo posto fai una vita bellissima, proprio dalla mattina alla sera ti diverti, fai delle cose fantastiche. Se invece sei una persona normale è un pochino meno pazza la vita. E niente, stasera sono a Bucarest con 5 gradi in Romania. Abbiamo l'aereo alle 8:30. Tornerò da ricco in questo posto.